Cos'è la caparra confirmatoria e quali sono le regole che la disciplinano? Innanzitutto, cos'è la caparra confirmatoria? È la somma che un acquirente ti versa, te come proprietario, in virtù dell'impegno che avete preso con un compromesso di vendita, una proposta d'acquisto, eccetera, eccetera, eccetera. Se una delle due parti diventasse da qui al rogito inadempiente, che cosa succederebbe esattamente? Questi i tre scenari possibili. Primo, hai versato la caparra e tu acquirente ti tiri indietro. Benissimo, il venditore si tiene la tua caparra e amici come prima. Stessa cosa nel momento in cui invece è il venditore che si tira indietro, tu acquirente hai diritto a riprendere dietro magari la caparra che hai versato, tipo 20.000, ma altri 20.000 sempre dal venditore, quindi sostanzialmente tu hai, passami il termine, guadagnato 20.000 euro. Secondo scenario, la caparra non va bene, per cui o l'acquirente o il venditore si ritira, ma né uno né l'altro dice guarda mi va bene tenermi la caparra oppure raddoppiarti la caparra, perché ho subito una serie di danni che dimostrerò davanti al giudice. Quindi sostanzialmente si chiederà di andare davanti a un giudice, si attiverà una causa legale e a quel punto il giudice dirà guarda in effetti da quello che mi stai dimostrando il danno è superiore rispetto a quello che dovresti avere attraverso la caparra e quindi stabilisco che il venditore oltre a raddoppiarti la caparra ti debba dare i 10 mesi d'affitto che hai dovuto pagare, il trasloco eccetera eccetera eccetera. Terza situazione, esecuzione del contratto. Per cui uno non vuole soldi, magari l'acquirente ha concluso un preliminare con te venditore, tu per mille motivi ti devi tirare indietro, gli dici guarda ti do il doppio del caparra, i danni, eccetera, l'acquirente dice no, io voglio la casa, voglio che venga rispettato il contratto che io e te abbiamo sottoscritto. A quel punto causa legale e l'acquirente, nel momento in cui tutto dovesse andare come deve andare, dice io voglio comprare la tua casa alle condizioni che abbiamo stabilito, tutto il resto non mi interessa. Queste sono tutte situazioni che non sono chiare a tutti. Uno dice la funzione della caparra, ti do il doppio, me lo tengo, no, c'è tanto tanto altro. Quindi, come vedi, non è una cosa da sottovalutare e allo stesso tempo bisogna prestare comunque attenzione a tutto quello che disciplina la caparra confirmatoria. Quindi diventa importante anche quella che è il preliminare di vendita, la proposta d'acquisto, che sia scritta in maniera corretta, chiara e precisa. Tutti nella vita abbiamo tempeste inaspettate da affrontare, ma in campo immobiliare il 90% dei problemi le elimini come? Facendo una proposta d'acquisto che sia fatta in maniera professionale, non un pezzo di carta compilato contro il cofano di una macchina. Bisogna inserire dei dati corretti, bisogna guardarci bene, che non ci siano delle clausole particolari, eccetera, eccetera, eccetera. Soprattutto chiarezza. Spesso queste clausole sono derivate o queste incomprensioni da poca chiarezza o del professionista immobiliare o del proprietario, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è niente di più importante che essere chiari, perché tanto i nodi al pettine vengono sempre fuori. Spero che questo video ti sia stato utile e ti auguro una buona vendita.